Primo giorno di scuola, com'è andata? Tutto bene. Abbiamo i professori nuovi, però sta a posto. Che scuola fai? Scientifico sportivo. C'è stata qualche novità all'interno della scuola oppure tutto come prima? No, l'unica cosa, sono aggiunti i compagni e si sono sdoppiate le classi, diciamo. È l'unica differenza, qualche professore nuovo. Prospettive per il nuovo anno, ce la facciamo? Sì, sì. Tranquillo. Ovvio. Come hai approcciato questo primo giorno? È stata dura oppure no? No, è dura no, però si deve sempre studiare perché siamo una scuola, si deve apprezzare la scuola. Dove sei? Sono di Serino. Hai avuto problemi con i pullman oggi? Com'è la situazione? No, no, essendo il primo giorno, essendo il primo anno, non so ancora come ambientarmi. È una buona organizzazione, speriamo che riusciamo a prendere il pullman. Primo giorno di scuola, ragazzi, com'è andato? Bene. Poteva andare meglio? No, è andato bene. Il Belghiero è già iniziato 3 giorni fa, quindi abbiamo uno studente che quest'oggi non festeggia il primo giorno di scuola. 3 giorni fa, com'è stato il rientro? Buono. Il trauma estate, si è sentito? Sì, si è sentito, perché giustamente 3 mesi senza andare a scuola è normale, però... Che scuola frequentate? No, l'Imbriani e Linguistica. C'è stato qualche cambiamento a livello di classi? Sì, quest'anno abbiamo cambiato perché siccome la succursale dell'Imbriani era a rischio sismico, hanno messo tutti quanti gli alunni nella centrale e quindi solo fino al 23 faremo 6 materie in 5 ore. E poi dal 23 in poi faremo fino alle 2:15. Non abbiamo mai. Cioè, è un cambiamento proprio, ci ha stravolto. Com'è stato il primo giorno di scuola? Impegnativo, abbastanza impegnativo. Ci sono dei cambiamenti rispetto all'anno scorso? Tu che scuola fai? Linguistico, l'Imbriani. Il fatto che ora non si va più un giorno a scuola, ma si arriva fino alle 2. Ah, ho capito, quindi tutto ok alla fine. Vabbè, sì, il primo giorno è facile, tranquillo. Sarà dura riprendere dopo l'estate? No, non molto in realtà. E di dove sei? È di Monteforte, vicino a Avellino. Ho avuto problemi con i pullman oppure no? No, anche se mi sa che l'abbiamo perso i pullman, quindi dobbiamo aspettare un altro mezzo che sarà la filovia. Voi che scuola fate? Liceo musicale. Liceo musicale, come è stato il primo giorno di scuola? Più o meno è andato bene. Traumatico dopo le feste estive, insomma. Sì, abbastanza. Un po' stancante. Stancante, è riprendersi dopo che ti svegliavi tardi. Ragazzi, primo giorno di scuola, com'è andata? È andato bene. Com'è stato riprendere dopo un'estate bella piena, immagino? Un po' scomodo, però è stato leggermente diverso perché comunque prima ti svegliavi più tardi, ma invece svegliati presto, vai a scuola, prendi il pullman e roba varia. Più i compiti, è stato molto pesante. Che scuola frequentate? L'ITIS. Ragazzi, com'è andato il primo giorno di scuola? Male. Male. Perché? È male. Era meglio rimanere nel letto in vista di una nuova estate, diciamo. No, meglio a scuola. Meglio a scuola. Bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Primo giorno di scuola. Per me tutto no. Bene. Perché? È perché l'ho finita. Già l'hai finita? Non sempre, ti davo qualche anno di meno, sei contento? No. A te invece? È andato tutto bene, fortunatamente. Il trauma qual è stato? Feste estive, divertimento, alzarsi presto la mattina? Ecco, la prima cosa è alzarsi presto la mattina. È la cosa più, cioè, per giure. Tu sei per le scuole serali, quindi. Sarebbe meglio. Sì. Sì. E tu invece? Cosa? Come cosa? Come è andato il primo giorno di scuola? Ma tutto bene. Un po' di problemi per via delle classi, però. Raccontaci un po', che cosa è successo? Niente, che diciamo che nella scuola dove vado avevo messo una sezione. Quale scuola? L'Agrario. Ho messo una sezione? E poi cioè, volevo cambiare, quindi oggi diciamo che ho fatto più le pratiche per cambiare classe, che però è andata bene. Quindi è stato più un primo giorno burocratico che scolastico? Sì. Primo giorno di scuola, com'è andata? Bene, bene. Tutto bene, io l'ho iniziata 3 giorni fa, quindi... Immagino che tu vada all'alberghiero. Sì, vado all'alberghiero. No, non è che so tutto, ma solo perché abbiamo intervistato un tuo coetaneo che ci ha detto tutto ok, speriamo che vada bene quest'anno. Sì, va, andrà bene sicuramente. Ci sono stati dei cambiamenti all'alberghiero e tutto come l'anno scorso?
No, sono cambiati alcuni professori e anche l'organizzazione è migliore. Com'è andato il primo giorno di scuola? Immagino che tu quest'estate ti sia divertito abbastanza, il cambiamento? Che vorrei ritornare in estate, solo questo. Voglio ritornare in estate, questo voglio, non voglio ritornare. Estate tutto l'anno? No, per sempre, per sempre. Ti consiglio, non so, di recarti in località vicine a noi, quali i Caraibi oppure l'Africa, insomma. Arrivo subito, non c'è, faccio i biglietti, arrivo, non c'è problema. Preferisco meglio stare bello, dormire tutta la notte, tutto il giorno invece esce dal mese 6 e 7. Abbiamo qui uno studente modello, grazie. Grazie mille.